Buongiorno, principessa! Mua. Ciao a tutti e benvenuti sul mio primo vlog. Ho deciso di fare questo vlog così che faccio vedere un po' quello che faccio durante la giornata, perché volevo provare in realtà a fare i vlog, perché non li ho mai fatti. Questo è infatti il primo vlog. Avevo pensato in realtà di fare i vlog quando viaggiavo. Questa era l'idea mia, di portare contenuti vlog sul canale, solo che adesso non si può fare, quindi ho detto beh, mi anticipo e li provo dentro casa, giusto per. Prima mattinata l'ho fatta un po' in silenzio, la mia faccia è ancora provata, devo ancora a svegliarmi, e anche se sono tipo in piedi da più di mezz'ora, sveglia da più di un'ora. Niente, per ora ho fatto solo colazione, ho infastidito mio fratello perché abbiamo fatto colazione insieme. Sono le 9 precise. Wow, si vede? Non lo so se si vede. Non sono brava a fare i vlog. Sicuro saranno tutto tranne che quei vlog fighi che vedo pure io in giro, tutti fantastici. No, io non credo di essere una vlogger di quel tipo. Vabbè, sono le 9. L'idea mia era quella di finire di montare il video che deve uscire questa settimana, cioè questa settimana che sto registrando. Non so quando lo vedrete o se mai lo vedrete questo vlog, sinceramente. Poi per le 10 penso che comincerò ad allenarmi, perché mi devo allenare. Oggi ho il circuito, quindi faccio abbastanza in fretta. Dovrei metterci massimo con stretching tutto meno di un'oretta in teoria. Dopo doccia, devo fare la doccia, si vede pure. Poi pranzo, che è già pronto in realtà, quindi non devo manco cucinare oggi. Il pomeriggio in teoria dovrei fare dei contenuti per dei reel o comunque dei mini video per IG. Ho deciso tra l'altro di provare il vlog proprio adesso, questa settimana, perché devo creare un sacco di contenuti per questa settimana e la prossima, perché mi devo anticipare un sacco di robe per avere la settimana prossima più o meno tutta libera. E quindi ho detto vabbè, ci provo, cioè faccio il vlog, almeno vedete qualcosa effettivamente, se no non ci avrebbe avuto senso, dato che sto sempre chiusa dentro casa e non faccio niente. Allora dico vabbè, se sto dentro casa vi faccio vedere cosa faccio. Cioè io di solito non mi alzo nemmeno alle 8 di mattina assolutamente, cioè io dormo fino all'ora di pranzo, mi alzo, mangio, poi faccio cose. Dato che ho un sacco di cose da fare, preferivo insomma alzarmi presto. Vabbè, ho parlato anche abbastanza, mi metto un attimo a finire di editare il video e dopo ci vediamo quando mi alleno. Vabbè, ciao. Sto cominciando già a montare il video. In realtà il video è già tutto montato e tagliato, devo solo mettere l'intro e i vari tasti tipo like, subscribe, eccetera. La posso fare? Non so se si vede, non si vede niente. Forse giro la fotocamera. No, così faccio le foto. Insomma, giusto per farvi capire, intanto importo i file dei bottoni. Ma è tutto zozzo sto computer. Ci fate caso, io sono una youtuber un po' particolare. Ho finito di editare completamente tutto il video, sono le 10:15, che è oggi la precisione proprio. Mi cambio e comincio ad allenarmi, mi sbrigo anche perché volevo finire verso le 10, ma niente, ci ho messo un po' di più perché col fatto che sto registrando comunque il vlog perdo un po' più tempo, vabbè, è normale. Non so se vi registro qualcosa dell'allenamento, non lo so, forse non penso, forse un po' mi vergogno. Ci vediamo tra 0-2 secondi. Yeah, sono pronta per allenarmi, pronta cioè solo di vestiti, perché psicologicamente non sono pronta per niente. Il venerdì è la parte più pallosa perché odio un po' il circuito, però vabbè, dai, tocca farlo, quindi niente, ci vediamo dopo perché non vedo l'ora di finire. Tra l'altro si è fatto anche un po' più tardi del previsto, quindi niente, ci vediamo dopo. Bene, circuito finito, adesso sono le 11:41, ho fatto tardissimo e devo finire di fare stretching e poi mi vado a fare la doccia finalmente, perché non ne posso più. E poi penso che per quando mi sono fatta la doccia, asciugata i capelli e tutto quanto, penso sia ora di pranzo e non vedo l'ora perché ho già fame. A metà circuito stavo già crepando, nonostante ho fatto colazione stamattina, però boh, ho fame, ho perennemente fame io. Quindi niente, ci vediamo dopo. Cioè, magari davvero ci mettessi così poco ad asciugarmi i capelli, che in realtà vabbè, non ci metto nemmeno tanto perché metà non li ho. Sicuramente ci sarà eco in questo bagno perché è piccolino. Mi sa che ore sono? 36, ancora non è manco l'ora di pranzo, quindi sa che mi metto a fare qualcos'altro al computer. Vi porto con me. Sono tornata in postazione, dato che appunto ancora non è tornato nessuno e comunque non pranziamo di solito all'1 precisa, perché sia i miei che mio fratello comunque staccano all'1 alle 2 da lavoro. Ho ancora un po' di tempo per fare alcune cose, quindi devo preparare il post e le storie da pubblicare oggi alle 4 su
IG. Oggi devo pubblicare un reel. Mi ero anche dimenticata che fosse venerdì e dovevo pubblicarlo, fortuna mi sono ricordata. Devo fare la descrizione e preparare il link del video che uscirà sabato, cioè domani, che sicuramente voi già avrete visto. Sono le 12:40, secondo me ho anche più di mezz'ora per fare tutte queste cose, ma ci metto poco in realtà. Quindi niente, vi faccio vedere più o meno quello che faccio. La descrizione... non ci sono. Faccio prima la descrizione e seleziono il link dei prodotti che ho usato appunto nel video e poi preparo il post che deve uscire su IG. Vabbè, non so, magari non frega niente a nessuno, però se sto facendo il vlog penso che, non lo so, lo devo dire, non lo devo dire, chi lo sa. Io mi scrivo, sì, ho due righe, qualcosa comunque da mettere sotto in descrizione. E poi niente, io ho tutti salvati i prodotti con i link a fianco in modo che almeno sono molto veloce quando li devo cercare, li devo mettere. Ogni volta che magari aggiungo o compro prodotti nuovi, dopo li aggiungo nella lista, accorcio il link, faccio link brevi, eccetera, quindi ci metto in teoria poco. Oh, finalmente è arrivato il momento di pranzare. Grande capo, mia madre oggi ha... Tu mamma o papà? Chi ha cucinato? Tu? Papà. Papà, invece, scherzavo. Oggi papà propone pasta e piselli con i piselli freschi. Buonissima. Adesso mangiamo. Oh, dopo aver pranzato mi sento decisamente meglio, sto morendo di fame. Io riprendo il mio caffè con la mia tazzina preferita dell'IKEA, bellissima, le amo. Verso le 4 penso che comincio a registrare, mi sa che faccio il mini video del segno zodiacale dell'Ariete, dovrei fare quello. Me la prendo un attimo con calma dopo pranzo, di solito prendo il caffè, faccio un po' di cose, magari guardo video, mi organizzo un attimo quello che devo fare e niente, mi rilasso semplicemente. Adesso sono tipo le 2:30, oh, oggi è proprio giornata di precisione perché sono le 14:30 precise. Ci vediamo verso le 4 più o meno, non vi farò vedere probabilmente mentre realizzo il make up perché forse registro col telefono, perché adesso il vlog lo sto facendo col telefono, è più comodo. La macchinetta è questa qui, la Canon, la EOS 600D. Oltre al fatto che non ha l'autofocus, è anche abbastanza pesantuccia da tenere sempre tipo in mano per fare i vlog, quindi non è comoda e alla fine può andare bene anche il telefono come prima prova. Quindi appunto, come vi dicevo, probabilmente non vedrete la realizzazione del make-up, vedrete in anteprima il make-up probabilmente. Vabbè, sto parlando anche troppo, quindi ci vediamo direttamente dopo. Sono le 5, ho perso un po' troppo tempo perché avrei voluto cominciare a registrare verso le 4 e in realtà sono le 5, quindi ho perso un'ora di tempo a fare la vegetale sul letto e ho perso un'ora così sul telefono, però succede spesso questa cosa. Adesso mi sbrigo e comincio a registrare il mini video e vi faccio vedere il look finito. E mi raccomando, andatemi a seguire su IG perché così almeno vedete anche gli altri. Per ora sono disponibili Capricorno, Acquario e Pesci. In mese ne faccio uno, quindi finirò a dicembre perché ho iniziato con Capricorno a gennaio, Acquario a febbraio, Pesci a marzo, adesso aprile faccio Ariete e continuerò così fino a dicembre 2021, dove farò l'ultimo, quindi ogni mese faccio un segno zodiacale. Siete pronti per vedere il make-up ispirato al segno dell'Ariete? Questo è il make-up finale. Mi piace, sono sincera, mi piace, è venuto molto carino secondo me. Fatemi sapere sotto nei commenti se vi piace e andatemi a seguire su IG e mettete un bel pollice anche al mini video o reel, non so quello che farò, se volete. Non mi dispiace, l'unica cosa purtroppo è che ancora non riesco bene a coprire sopracciglia, che qui sono disegnate e qui si vede che sono coperte, c'è cioè tipo un alone grigio. Non so come fare, uso la colla, poi la cipria e il correttore, però insomma, si vede chi c'è, la colla, vabbè. Tutto sommato devo dire che il look finale mi piace un botto, è figo. E niente, ho fatto questi cosi perché volevo fare tipo corna di Ariete, però, cioè, no. Ho i capelli liscissimi, io verrebbero davvero male se ci provassi, quindi niente, ho optato per qualcosa del genere. Dai, ci può stare, sembra un po' pucca in realtà, però vabbè. Tra l'altro sono le 7 se non sbaglio, sì, ci ho messo un pochino più del previsto. Me la sono presa molto molto con calma per fare una cosa decente e infatti sono contenta anche se ci ho messo tanto, perché comunque mi piace. Poi ho usato tipo un arancione per fare una specie di blush. Adesso devo mettere tutto a posto, tutto il casino che ho qui sopra. Sì, i miei cavalletti molto professional. Niente, questo è il casino. Mettere a posto.
posto e devo scattare anche qualche foto che farò con la macchinetta, sempre posto su IG eccetera per le storie, e quindi niente, adesso mi vado a fare, poi penso che passerò i video sul computer e comincerò a editarlo, mi sa. Non so se comincerò direttamente addirittura ad editare il vlog, che mi anticipo, dato che io ho il problema purtroppo che il mio computer, essendo abbastanza vecchiotto, non legge bene i file con quei video registrati col telefono, fa più fatica. Strano ma vero, nonostante la macchinetta sia di una qualità superiore, i video della videocamera vi girano abbastanza bene sul programma, mentre quelli col telefono no. Quindi sto girando il vlog col telefono, sarà una bella esperienza montare il video, spero di riuscirci. Se non ci riesco, probabilmente questo vlog non lo vedrete mai, quindi mi devo sbrigare perché ci metterò purtroppo più del previsto. Niente, io ripeto che spero che il look vi sia piaciuto. Oddio, sembra che sto chiudendo il video, ma non sto chiudendo il video. Non lo so, spero che vi sia piaciuto il look, a me piace tantissimo, sono super contenta. Me lo terrò probabilmente anche per cena, perché vabbè, di solito faccio sempre vedere alla mia famiglia quello che faccio, e cercano sempre di indovinare che segno zodiacale è. Faccio queste cose e poi boh, penso ci vediamo direttamente per cena. Così vi faccio anche vedere quello che ha preparato mia madre, perché già c'ho fame solo al pensiero. Ci vediamo dopo. Finalmente è ora di cena. In realtà è anche abbastanza tardi, sono le 9:20 e mi stanno chiamando da un po'. C'è un piccolo problema: non girano i video sul programma perché il computer non li regge, quindi non lo so se riuscirò a montarlo. Cioè proprio non partono, sono troppo pesanti i video registrati col telefono per il mio povero computer. Spero di riuscirci, se no lo pubblico, non lo so. Comunque, in ogni caso, adesso andiamo a cena e vi faccio vedere quello che mangio, giusto per così curiosità, niente di che. Buonissima cena, mi sono un attimo buttata sul letto perché vi volevo dire due cose e ho il telefono a caricare perché comunque è tutto il giorno che lo uso. Allora, la prima cosa è quello che ho mangiato per cena, quella cosa strana che avrete visto, che sicuramente vi sarete chiesti che diavolo era la seppia ripiena che ha fatto mia madre, buonissima. Io penso che sia la prima volta che la mangio in quel modo e mi è piaciuta tantissimo. Seppia ripiena con, praticamente ha preso i tentacolini della seppia, non mi viene il termine, l'ha triturati con prezzemolo, aglio, pangrattato, olio. Penso una cosa del genere, cioè come si fa tipo l'impasto delle polpette di carne praticamente, però senza carne. E al posto della carne praticamente appunto i tentacolini della seppia, buonissimi, buonissimi, era proprio buonissima. E poi aveva preso oggi congelato quella vaschettina di sushi, che ne ha presa solo una perché pensavamo facesse schifo, cioè non che facesse schifo, che però comunque congelato poi il sushi, se non troviamo a mangiare comunque al ristorante, che sia all you can eat, di solito non è il massimo. E invece raga, ci siamo rimasti talmente bene che, cioè, era proprio buono, quindi la prossima volta probabilmente ne prenderà di più, almeno 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 scatoline a testa, però era davvero davvero buono. Poi seconda cosa che vi voglio dire, mi sa che non riesco a pubblicare questo video qui, il vlog, il 21, purtroppo non riesco a montare il video, come vi stavo dicendo prima, le clip del telefono sono troppo pesanti per il mio computer che è vecchiotto e non girano sul programma. L'unico modo per montare questo vlog, che ho girato interamente con il telefono, quindi non c'è speranza proprio, è montarlo con il computer del mio ragazzo, perché lui ha il fisso, ha un buon computer molto potente, quindi lo vedrete mercoledì dopo, che sarebbe il 28 di aprile. Questo non sarà spoiler, non mi seguite su IG, andatemi a seguire, così andate a mettere anche un bel cuoricino al video. E niente, se mia madre e mio fratello la smettono di urlare davanti alla camera, mi fanno anche un favore. Io, appena un attimo si carica il telefono, vi porto con me, che faccio un attimo skincare, mi strucco eccetera, perché ho cenato così, il make up alla mia famiglia, che tra l'altro gli è piaciuto molto. E poi stasera mi sa che mi guardo qualche video, e potevo montare il video lo montavo, di solito la sera faccio questo, se ho qualcosa da montare monto, potendo farlo non ho altri video da montare. Partirà lo struccaggio, poi mi guarderò qualcosa, però un attimo posso anche la camera perché fa un po' schifo, cioè devo fare il letto ancora, vabbè, non penso che lo farò, sono le 21:44, tra poco mi ci rimetto e dopo ci rivediamo. È saldato perché tanto voglio dire la giornata è finita. Comunque stavo per portarvi,
con me a fare skincare e struccaggio, solo che non so dove poggiarvi nel bagno. La luce non è un problema perché si vedeva abbastanza bene senza portare la ring light che comunque impiccia, ma non so dove poggiarvi perché ogni appoggio che ho è troppo basso o troppo alto e quindi non si vedrebbe niente. L'unica cosa è che guardando il make up allo specchio, non so parlare. Allora, innanzitutto penso che se dovessi comprare un blush, penso che lo comprerei arancione barra comunque aranciato, perché mi piace molto, cioè penso che mi stia bene. Rosa non mi è mai piaciuto il blush, però con questa alternativa probabilmente potrei cominciare ad usarlo, cioè già sto cominciando un po' più a metterlo, sempre leggermente, però se dovessi prenderlo arancione sinceramente non mi dispiacerebbe. E un'altra cosa che vi volevo dire, nei promossi e bocciati che avete già visto, vi avevo bocciato appunto il correttore, quello di Essence, questo qui, il Camouflage. Vi avevo anche detto che l'ho bocciato perché non è un buon prodotto, ma perché non è adatto al mio tipo di pelle. Infatti, adesso mi avvicino. Qui, io non so se si vede, io l'ho usato sulla palpebra perché questo lo uso per fare le cut crease e mi ci trovo in realtà bene, per questo lo sto continuando a usare. L'ho usato anche per coprire le sopracciglia e qui, vabbè, adesso si sta staccando perché comunque c'è la colla. Il problema è tipo qui, penso che si vede. Cioè a me mi si sgretola troppo. E anche un po' sul naso. Non vi spaventate, lo so, sono un po' troppo vicina. Per il resto, gli altri correttori, vabbè, adesso mi è andato un po' nelle pieghette il tutto, ma comunque sono ore che ce l'ho. Per il resto è tutto ok. E io credo che vi saluto adesso, perché tanto dopo mi metto al computer così a cazzeggiare un po'. Vedo qualche video, qualcosa del genere, e poi dopo mi metto nel letto a vedere qualche puntata. Quindi non ci sarebbe nient'altro da farvi vedere. Spero che questa giornata insieme a me vi possa essere piaciuta, siate magari divertiti o comunque intrattenuti più che divertiti, perché non c'era niente di particolarmente divertente nella mia giornata, anzi magari il primo giorno puoi dire wow quante cose che fai, il secondo, il terzo poi è un anno che faccio questo e basta, tanto sono sempre dentro casa. Spero che appunto questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se queste tipologie vi piacciono, perché è la prima volta che li faccio e per me era un po' un esperimento. È la stessa cosa di parlare davanti alla macchinetta fotografica, è un po' diverso perché comunque vi ho portato sempre un po' con me, non vi ho fatto vedere chissà che cosa, perché ripeto, non sono ancora abituata e non mi sento abbastanza confident da farvi vedere chissà che cosa. Infatti avete visto poco e niente, cioè nel senso, però vabbè, piano piano, cioè penso che comunque mi debba anche abituare io a una tipologia di video così. Oggi vi ho portato più o meno quello che faccio durante la giornata, soprattutto quando mi devo organizzare per i video, per il montaggio, per più o meno l'organizzazione, programmazione YouTube eccetera. Spero che appunto i prossimi vlog magari saranno fuori. Se comincerò a farli fuori vuol dire che la situazione sta migliorando e lo spero davvero tanto che il prima possibile per tutti quanti. Comunque ripeto, spero che il video vi sia piaciuto, se fosse così mi raccomando mettete un bel pollice in su e fatemi sapere qualsiasi cosa qui sotto, anche se volete dei vlog magari in particolare, ci posso sempre pensare, nel minimo del, comunque io cioè non è che vivo da sola, quindi tante cose magari non le posso fare, cioè comunque la mia famiglia, non è che possono stare tutti i comodi miei. Comunque qualsiasi richiesta, se è fattibile, io non mi faccio nessun problema. Se ancora non siete iscritti al canale, mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdere i prossimi video, e iscrivetevi perché piano piano stiamo crescendo e a me fa davvero tanto piacere e questo può aiutare il canale. Non posso urlare perché di solito urlo quando saluto, sono le 22:27, non posso urlare, quindi lo farò in silenzio piano piano. Io vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo vlog video. Dove guardi? Devo fare. Questi mi posso anche levare. Oddio, sono brutta. Stamattina, partita la musica. Cazzo si stoppa. Tutto il tempo del vlog sarò sicuramente guardando tipo il vuoto, perché devo imparare a guardare lì che c'è la fotocamera. Vabbè, perché si muove così tanto? Ma io sto coprendo. Spero si senta. Ho appena coperto il microfono. Vabbè, non sono a fuoco. Spero che questa giornata insieme a me...